Professor Bombini, che cosa ne pensa della legittimità di un muro che chiude la vista ai beni culturali in generale e nello specifico per la questione che stiamo affrontando del Palazzo Fiore, che è un monumento della città tutelato dallo Stato? Esiste una legittimità morale? Io credo che in un paese civile non staremmo neppure a fare questi discorsi. Se io fossi il proprietario di quel muro, non mi porrei neppure il problema se il muro deve stare in piedi o meno. Ma siamo a Bisceglie, quindi questi discorsi hanno un senso. Proprio perché, ecco, qualcuno probabilmente avrebbe demolito la siepe che di tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude della poesia di Leopardi, l'avrebbe demolita. Ecco, io credo che su certe cose non c'è neppure da chiedersi se sia opportuno o meno. Si tratta di restituire alla città la fruizione piena di un bene culturale come Palazzo Fiori. In Giappone questi discorsi credo che non avrebbero alcun senso, in Germania, in tutti i paesi civili. Il fatto che ne stiamo a parlare e con tanta enfasi a batterci per ottenere il riconoscimento di un diritto è il segno di un degrado materiale e ancor più morale. Chiedere l'abbattimento del muro non è chiedere il taglio della siepe leopardiana. Credo che qualsiasi cittadino di buon senso che abbia una visione colta della vita e della realtà non possa che firmare o inviare una cartolina al sindaco perché si faccia promotore di un intervento risolutivo. Non mi pare che bisogna aggiungere, anzi è persino vergognoso che in un paese civile ci si debba abbattere per ottenere un risultato a beneficio di tutti. Non aggiungo altro.